Simone Lenzi di Virginiana Mille, possiamo dirlo, per un pelo non assessore alla cultura della regione toscana. Sì, ma io ho una storia antica di trombature anche la volta prima a Livorno. Quindi, era uscita questa notizia su Repubblica Firenze che però aveva stupito abbastanza anche me, insomma non sapevo di essere. Però ci speravamo tantissimo. Sì, ma, quando l'ho letto poi alla fine un po' ci ho sperato anch'io, però anche un po' no, perché poi sono enormi responsabilità, insomma sono cose che poi ti impegnano, nel senso non sapevo se ero all'altezza, ecco. Ma magari, però forse sì anche, non lo so. Ma figurati, assolutamente sì. Ma invece oggi siamo qui per parlare, grazie alla musica, invece di temi importanti come per esempio i rifugiati, che in questi giorni, insomma, in Italia poi viviamo tutti i giorni questo problema, forse più anche di altre nazioni. Viviamo questo problema e soprattutto, insomma, stiamo diventando oggetto di una retorica becera, stupida, appunto non solo xenofoba ma anche razzista. Ora qualcuno la chiama queste cose con un termine improprio, populismo, ma invece non è populismo, è proprio fascismo, bello e buono. Insomma, c'è stata questa polemica, vedevo l'altro giorno, di Salvini con Rossi sulla paura di prendere la scabbia sul treno. Ora, a parte che non diceva giustamente Rossi, non ci sono casi accertati di scabbia presa sul treno, ma poi Salvini lo sa cos'è la scabbia, cioè lo sa che si cura con una pomata in un giorno. Sì, ma lo sa che anche è più probabile prenderla da un cane, se dai fai una carezza a un cane. Sì, ma poi non è una cosa di cui aver paura, insomma, no? Cosa vuoi farci, insomma? Ma secondo te è possibile che non si capisca che si deve trovare una soluzione, dico, ai vertici, insomma, dei governi, non solo italiano, insomma, anche europeo? Ma io trovo sia sciocco immaginare di pensare che uno si possa chiudere o che possa costruire un muro, semplicemente. Cioè, è sciocco pensare che non si debba pensare queste cose globalmente, quindi farsi carico anche di qualcosa che ci tocca e ci toccherà inevitabilmente, quindi insomma meglio farlo in maniera cosciente, con la testa sulle spalle, avendo insomma delle idee che poi siano efficaci. Non credo ci sia altra soluzione e voglio dire, credo questo ci debba impegnare tutti. Invece, se ci sono tanti bambini oggi, ho visto, insomma, con piacere che ci sono tante famiglie anche, se te lo dovessi spiegare a un bambino in modo sintetico, cosa gli diresti? Come glielo faresti capire che queste persone sono in realtà una ricchezza per la nostra nazione, al di là di tutto? Gli spiegherei una cosa molto semplice, che le mescolanze migliorano e che non... come dire, che i miti dell'origine sono sempre stupidi, cioè non c'è un'origine pura, siamo sempre stati mischiati, e che la mescolanza è biologica, è bella, cioè migliora, ci migliora, e quindi insomma ben venga.